non vorrei farlo perché ho convocato un incontro per domani con i consiglieri regionali, con i sindaci del comprensorio e con i sindaci del comitato di rappresentanza ASL, e per rispetto a tutti loro è opportuno, visto che la delibera è anche una delibera che va, quella della giunta, cioè che va spiegata bene, perché si potrebbe prestare, almeno io non ho capito. Ecco, mettiamola così. E quindi è bene, che le nostre riflessioni, quelle mie e dei colleghi sindaci, siano successive a quelli che sono i chiarimenti dei consiglieri regionali che sono deputati a queste problematiche. Poi è chiaro che noi chiederemo anche un incontro al Presidente De Luca, faremo un incontro con le parti sociali, ma adesso bisogna fare un passo alla volta, anche perché mi sembra di capire che c'è un mese di tempo, che ci sono delle situazioni sperimentali, bisogna capire il piano ospedaliero se viene modificato, come viene modificato, tutte queste cose qui. Però è chiaro che, faccio solo una battuta, la provincia di Avellino ha bisogno del pronto soccorso di Solufra. La provincia di Avellino, non Solofra, Montorio, il comprensorio, la Valle del Sabato, i 150.000 abitanti di quel territorio, no. La provincia di Avellino ha bisogno di quello che c'era, un pronto soccorso che c'era, un pronto soccorso che abbiamo ottenuto, merito del governatore De Luca, che è riuscito a far passare al Ministero, quindi nelle forche caudine del Ministero, in periodo di commissariamento, quattro pronto soccorso per la provincia di Avellino: Ariano, Sant'Angelo, Avellino e Solofra. E soprattutto la Valsirpina e l'Avellino città hanno bisogno del pronto soccorso di Solofra. Ed è la cronaca ante-Covid e post-Covid, e che voi registrate tutti i giorni, che il pronto soccorso di Avellino non può essere ingolfato in quel modo, e che il pronto soccorso di Solofra, al di là dei codici gialli, verdi, rossi, non può, un pronto soccorso che faceva 20.000 accessi, essere soppresso. Io non credo a questa ipotesi, e quindi però rimandiamo tutto alle nostre valutazioni a dopo venerdì.